eccoci tornati in questo gameplay a due giocatori con un gioco di corse veramente fuori di testa, completamente sfrenato, ed che è Gretchins, ambientato nel mondo di Warhammer 40.000. Vedremo praticamente alle prese una corsa con i goblin che si faranno le peggio cose per cercare di vincere la partita. Di nuovo ospite per questo gameplay con Gretchins l'amico Davide. Ciao, ciao a tutti Davide. Di nuovo. Allora, stavolta so affari tuoi. Dopo l'ultima volta che mi ha fregato al ristorante Italia per pochissimi punti, vincendo con la Macedonia di frutta, stavolta è rimasta qua, Mi è rimasta qua la Macedonia. Stavolta la sfida sulle strade del Warhammer 40.000 con i carri dei goblin. Veramente ci riusciremo a fracassare il peggio possibile per cercare di arrivare al traguardo che vedete qui. Questo è il traguardo. Esatto. Giocheremo delle carte dalla mano che ci permetteranno di muoverci ovviamente attraverso un territorio che non c'è, in realtà andrà scoperto mano a mano con i nostri carri. Abbiamo solo le quattro carte di partenza, i nostri carri. Io giocherò col carro goblin verde, io con quello rosso, Davide col carro goblin rosso. Partiremo con il nostro goblin base, avremo dei dadi a disposizione, non so dove sono finiti i miei, ma eccoli, li ho presi. Ok, perfetto. E inizieremo entrambi con 5 carte in mano, esatto, che sono queste qua, giusto Davide? Esatto. Le carte, come vedete, hanno delle icone, ogni icona ha, diciamo, un significato ben preciso all'interno del gioco, all'interno del percorso, ma non in mano, perché in mano, dall'altra parte, bello, ve le faccio vedere, ma io non so che carte avrò, sono esattamente queste qua. La cosa carina è che solamente gli avversari sapranno le carte che ognuno di noi ha in mano. Esatto. Che serviranno ovviamente per fare delle azioni all'interno del gioco. Per cui io so che carte ha lui, lui sa che carte ho io, ma nessuno dei due sa che cosa abbiamo in mano. E questa è una cosa particolare e divertente del gioco. Eccole qua. Allora, per cui andiamo subito. Dobbiamo partire con questa folle corsa con i carri dei goblin di Gretchins. E speriamo di riuscire. Gli Snake Bites. Gli Snake Bites, mentre il mio personaggio è il Death Skulls. Death Skulls. Come funziona? Molto semplice, spieghiamolo in un secondo. Tiriamo i dadi. Nel momento stesso in cui abbiamo un risultato di dado, possiamo conservarli quante volte vogliamo, quelli che vogliamo. Nel momento stesso in cui abbiamo una combinazione di dadi favorevole, ovviamente qui, piazzandoli all'interno, diciamo, della nostra schedina, sì, del nostro personaggio. Il primo che riesce ad ottenere quello che vuole, risultato di dare, che gli fa comodo, esatto, ovviamente giocare, dovrà gridare WAG! E a quel punto l'altro giocatore dovrà terminare il lancio di dadi, esatto, prendere quelli che ha a disposizione, e si svolgeranno le nostre azioni. Ovviamente stiamo parlando di un gioco facile, cacciarone, esatto, divertente, insomma pieno di veramente cose cattive che faremo durante la partita. Ma andiamo subito ad iniziare questa folle corsa con Gretchins. Iniziamo comunque, facciamo un WAG, un WAG di partenza. 1, 2, 3 WAG! Perfetto, hai fatto il WAG di partenza con l'amico Davide. Andiamo a tirare i dadi. Ma le carte le devo tenere sempre in mano così? Eh sì, vabbè, le tieni così e giochi con i dadi. Ok, tengo le carte così. Ok. E andiamo a partiamo? Pronto. Vai! Via! Porca miseria. WAG! Madonna, li devo ritirare perché... ce l'avevi in mano. Mo scelgo come mettere. Per forza. Allora, ovviamente... Così. Ok. Così. Che questo... poi ho fatto una mezza... Anzi, una mezza stronzata, però... Allora... Aspetta, quello devi girare, che è così. Questo non... devo girare. Giustamente, vabbè. Sì, anche perché come vanno messi devono essere rispettati. Ah, vabbè, c'è questa perché ha freccia destra, freccia sinistra, giustamente. Okay. Sono messa a quell'altro momento, non c'ha senso. Quindi cominci prima tu. Allora, comincio prima io. E vai. La prima cosa che faccio, ovviamente, vai andrò a sinistra. Ed è un terreno libero, quindi in teoria potresti proseguire. È un terreno libero con la freccia, per cui e io quindi ti metto le tre carte. Esattamente, perché, cosa importante, i carri, attenzione, non si muovono mai dritto per dritto, esatto, per 3-14, ma si muovono o a destra o a sinistra, sì, perché sono carri dei goblin, sono mezzi sgaruppati praticamente, vanno come gli pare. La seconda azione, ovviamente, farò l'occhio di Morg. L'occhio di Morg, io ti chiederò adesso, esatto, praticamente quante carte di quel tipo ho. In questo caso, quanti proiettili. Esatto. Okay? Perché i proiettili ci servono per sparare, ovviamente, agli avversari, difendersi, ovviamente, dagli attacchi degli avversari. Allora, quanti proiettili ho?
hai tre proiettili su 5 carte. Tre proiettili, dicono che ho tre proiettili su 5 carte. Non è possibile barare, no. Non è, bisogna dire il vero. È il vero. Anche se sono dei goblin bavosi. Però in questo caso dobbiamo essere onesti. Dopodiché ho un'altra azione che è, mi posso spostare giusto. Giusto? Alla sinistra, sì. Quindi qua. Quindi tu in teoria poi potresti ancora muovere. Io mi muovo qua e volendo, dal prossimo turno potrei anche muovermi. Guarda, a meno che qualcuno non mi spara. Guarda quanti percorsi liberi c'è. E non m'accoppa, guarda che bello. Ok, per cui io ho finito e adesso sta a te. Tocca a me. Eh sì. Io mi muovo a destra, giusto? Okay. A sinistra, giusto. Giusto. Basta, per fortuna. E poi spari. E devo mettere un'altra... un'altra carta lì, perché ovviamente il percorso si crea. E dopo sparo, però questa volta non so proprio cosa ho in mano Non sa cosa è in mano. No. Io so che cosa è in mano. Lui mi deve sparare. Come funziona lo sparo? Oh, perfetto. Allora, potrebbe sparare direttamente al mio veicolo. Esatto. Giocando due carte... E devono essere entrambi spari. Entrambi i proiettili, entrambi spari. Se mi becca, praticamente mi danneggia il carro, metto una fiammellina e io sono danneggiato. Mi pare poi quando ci sono due danni... No, tre danni. Con tre danni devo scendere a spengere le fiamme, se no praticamente non riparto. Se invece prende di mira un territorio davanti a me, esatto, semplicemente ci metterà la buca, praticamente, che darà una penalità ovviamente nel movimento, giusto? Esatto. Ho detto bene. E devo scartare una carta. Quel però può scartare una carta e deve essere un proiettile. Adesso okay, ovviamente lui sa che ha 5 carte in mano, ma non sa se ha proiettili, esatto, o quanti proiettili ha. Per quindi cui... nel dubbio io ti sparo qui, su questo terreno. Spari su questo terreno. Quindi uso solo una carta. E adesso state a decidere quale carta scartare. Io provo con questa. E spara un proiettile e riesce praticamente... E faccio un bel buco sul terreno. Fa un bel buco sul terreno, chiaramente da un meno due. Ah, che significa che quando vado qua devo scartare io due carte dalla mano. Esatto. Ok? Quindi io questa la scarto. E si riparte tirando i dadi. Giusto? Esatto. Altro round. Altro round. Via. Naggio. Wow! Me devo tenere queste. Me devo tenere queste che ho. Per forza anch'io. Allora. Ok, bravo, mettili come secondo gli ordini. Ok. E a questo punto, ovviamente, a me piace, comincio io perché ho chiamato, ho gridato WAG! Per cui questo si muoverà verso destra. Verso destra, per cui il mio carro si muoverà così. Ok. Allora, in questo caso, arrivato su questo terreno, c'è l'icona occhio cieco col divieto. Per cui devo pescare due carte. No, una. Ah, scusa, una carta. Ma uno. Ma non la posso vederla. Quindi così. Se fosse stata una carta con l'occhio invece aperto, la potevo anche vederla. Perché io mi pesco una carta e non so che cosa c'è. E ovviamente, non essendo un terreno, diciamo, libero, mi si ferma automaticamente. Anche se hai altri movimenti. Allora, mettiamo altre tre carte. Giusto, uno. Il terreno libero è quello con la freccia, cioè quello che mi permette di continuare il movimento. Quindi il secondo movimento lo fa. Il terzo dado posso sparare. Posso sparare a me o su un terreno? Sparare a te, quanti danni ti faccio? Uno sempre. Però devi giocare due carte. Sparo. Se no sono problemi. Però è fico. Però io ho tre spari su cinque. E qui è un rischio grosso. Allora. Che succede poi? Che se beccate la carta, sparo con un'altra carta, avete delle penalità, esatto, ovviamente. E poi, se in caso che capita, lo diciamo, perché c'è la rotella che è il malfunzionamento. La rotella che è il malfunzionamento e poi c'è proprio l'esplosione. E poi c'è l'esplosione. In base a quello poi praticamente prendete voi danni, esatto, in realtà, invece che l'avversario. Per cui o scartate carte, se non sbaglio, esatto, per sì, cui è pericoloso, è pericoloso. Dipende come escono accoppiate. Come escono accoppiate. Per cui diciamo che è sempre pericoloso sparare. Se non sapete cosa avete in mente. Eh sì, infatti. Allora io sparerò esattamente, perché devo sparare, sul terreno. E sparerò esattamente, questo praticamente che cos'è? Una pozza d'acqua. Ti leva le fiamme. Una fiamma. Che poi tu in realtà le fiamme non ce l'hai, per cui... Ecco, considera anche dove andrò io poi. Non mi interessa. Non mi frega. Chi ha paura non vada in guerra e di conseguenza... Sono un goblin tenace e ti sparo direttamente addosso. Da dietro mi giro, ovviamente ti sparo addosso e devo scartare due carte. Esatto. Quale scarterai? L'ultima che è arrivata non so che cos'è. Ma neanche l'altra, in teoria. No, so che ho tre. Sì, ok, sì, quello sì. Aspetta, quante carte c'hai?
C'ho 6 carte. Eh no, devi sempre averne 5. Okay. Quindi devo una comunque scartare una esatto, carta. Esatto, ora ho fatto caso. Una le dovevo dobbiamo sempre rimanere con 5 carte, carte in mano. Per cui scartavo questa. Che la posso vedere? Vogliamo vederla? Ma certo. Ah! E mi sono tolto una rotella. Ok. Ah! Quindi sappiamo che già di quelle 5. Di quelle 5. No? Allora, devo togliere due carte per e devono essere due proiettili per sparare a lui. L'ultima arrivata non so cos'è. È un rischio. Davide, sto cercando di scrutare nei tuoi occhi per carpire, ovviamente. Scarto queste due. Ah! Porca puzzona. Okay. Per cui ho scartato un proiettile, come vedete, e una... Problema all'arma. Problema all'arma. Quindi vuol dire che queste due scarti e prendi un segnalino fiamme al tuo veicolo. E mi prendo io un segnalino fiamme. Praticamente ti hai sparato da solo. Praticamente mi sono sparato da solo. Vabbè, può succedere, ragazzi. Può succedere. Ma almeno so che queste due sono due proiettili adesso. Bravo, esatto. Questo non lo so ancora, ma non si sa mai. Ma mo tocca a me. Ma mo tocca a te. Quanti proiettili ho in mano? Troppi. Troppi? Tre. Ah, tre su quattro. Vado a fanculo. A destra. A destra, quindi vai a fan giro. Devi scartare una carta. Oh, buono! E pesco due carte. E peschi due carte. Però ora non sparo. Non spari. E tra l'altro non le puoi vedere. Eccole qua. Intanto però vuol dire che se tre sono proiettili. Capito. Se ne sei apposta. Bravo. Ok. E si riparte. Sì, esatto. Ok. Aspetta, devo mettere un'altra carta qua. Devi mettere un'altra carta là. Quindi in teoria era una di queste. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Che poi è uguale. È sempre meno uno. Ok. Perfetto. Andiamo? Si riparte. Siamo a metà percorso. Siamo a metà percorso perché ovviamente la partita è veloce. Bisogna arrivare al traguardo che è la scatola. Sono 7 carte. Sono 7 carte il traguardo. Andiamo? Via. Vai. Chiederò my wag stavolta. Wag! Perfetto, diciamo. Almeno posso sparare. Guarda come si posiziona. Attenzione lo chef. Allora, parto io che mi sposto a destra. Quindi devo scartare una carta. Una carta, esatto. E scarterò questa che era l'ultima arrivata. Vai. Gli altri due so che sono proiettili. Era un terzo proiettile. Attenzione. Dopodiché sparo. Attenzione che c'hai solo due carte adesso, Però è vero che dopo ne peschi due. Però sono due proiettili, sicuro. Almeno dovrebbero essere due proiettili se ho fatto bene i calcoli. Voi che dite? Sono proiettili? Non lo so. Quindi sei sicuro di sparare su di me o su Sparo terreno? Esattamente sulla tua cofana, ovviamente. Cofana. Oh! Preso in pieno. E te prendo in pieno. Ti e sciolse il sedere in fiamme. Ecco qua. Qui, grazie. Via. Dopodiché ripesco due carte. Senza vederle, ovviamente. Ok. Aspetta che devo mettere queste davanti, però vabbè, okay. Non è un problema, le mettiamo però adesso. Ve le faccio vedere a voi, non so che cosa è, però vediamo un attimo. Ok. E dopo l'azione dello chef che è riuscito ovviamente a passare vantaggio, a sparare pure e beccarlo in pieno, ovviamente, ma tocca a te fatti le tue azioni. Ok, la prima vado a sinistra e me levo anche un fuoco. Complimenti, bravo. Però sono costretto comunque a fermarmi e tanto metto un'altra carta qui. Per forza. Ok. Sparo e te sparo a te perché sapevo che queste due erano lo so fuoco lo so fuoco ai cannoni taglie e se becco la seconda sfiammata e poi mi muovo mi sa che non arrivo alla fine della partita. Mi muovo a destra e te poi muovi perché non c'è la cosa non c'è la freccia. Ah, c'hai ragione, non posso essere stupido. Ci ho provato. Chiedo Enya. Sto fame dei goblin e ci ho provato. I goblin sono fame. Ok, quindi è finito il mio turno. È finito il turno. Le carte sono state messe, si ricomincia. E si ricomincia e si va a voglio fare io il wag però, Wag, fallo un po' tu, che te devo dire? Mazza, che brutto. Wag! Madonna, cioè, ma guarda che cosa è uscito! Fammi l'occhio di morgue adesso! Occhio di morgue! Allora, io non posso fare niente, ovviamente. Praticamente no. No, ma io, l'ho fatto apposta. No, l'ho fatto apposta. In realtà io ho tirato le mie, andavano bene. Allora, mi muovo a destra. Giusto? Sì. Mi muovo a destra. Per cui pesco una carta. E la posso anche vedere. Guardare. Intanto ti. Che non è male. Ti metto il terreno. Grazie. Poi. Utilizzo. Un po' più qua. Utilizzo l'occhio di Morg.
Esatto. Se poi dopo vado a finire fuori dal tavolo, giocherò fuori dal tavolo. Sotto. Utilizzo l'orchio di Morgue e ti dico: quanti proiettili ho su tre carte? Tutti. Maledetto chef. Tutti. Tra l'altro mi sono accorto che sto giocando senza gli occhiali, non so come cazzo faccio, che normalmente non vedo una mazza, fortunatamente sono icone abbastanza grosse. E poi peschi due carte. Non ci sono schede. Dovrei che pesco due carte. E non le vedi. E però. Non le posso vedere, per cui una. Per cui so che questi sono tre proiettili, questi non lo so. Esatto. Non lo so. Ok? Tu mi hai costretto a non fare un tubo. Una mia mazza. C'ho tre occhi di Morgue. C'ho tre occhi di Morgue, fai occhi di Morgue, occhi di Morgue, occhi di Morgue. Quante carte c'ho? Sparo? Due. Ah, ok, quindi, è finita così. Non posso fare nient'altro perché adesso me lo devi chiedere tre. Quanti occhi? Quanti spari? Sempre due. Quanti spari c'ho? Sempre due. Ok, non tolte, però cambiare. Non ti dico dove sono messi. Volevo giustamente. Si riparte. Vai. Wag! Ok, allora mi ritengo quello sparo che avevo ancora. Ce lo stavo per dire io, invece mi hai fregato. Mi hai fregato. Allora, movimento a sinistra. Per cui muovo qua e senza guardarle devo andare a pescare due carte. E però due le devi scartare poi. Perché e comunque lui devo scartare. Esatto. E a sto punto mi vado a scartare esattamente queste pescate. Quelle che hai pescato. Perché attenzione. So che qui comunque... Vuoi vedere che c'era? Vediamo quello che c'è. Due proiettili. Ho scartato benissimo. Molto bene. Molto. Okay. Aspetta. Ti devo mettere le carte davanti. Mettimi. Ah, scusa, ho sbagliato. È sbagliato. Vabbè. È uguale. Ho sbagliato. Dai, che sto quasi arrivato, eh. Quanto so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora hai vinto. E non è che ho vinto, certo. Devo arrivare ancora avanti. Che te ce l'ho? Che ne so, e mo vediamo. Dopodiché, chiamo l'occhio di Morgue. Occhio di Morgue! Quante proiettili c'ho? Tutti. C'ho tutti i proiettili. E ma allora se ti sparo addosso? Chissà. E quindi in realtà spara e poi pesca carte. No, prima pesca carte e poi spara. Però io potrei anche, visto che la fiamma se l'è tolta, potrei anche dargli fastidio. Fa un bel buco al terreno. Fa un bel buco sul terreno. Ecco, anche se non sai dove vado, perché... Non so dove andare. No, in realtà tu non te muovi. Non mi muovo, purtroppo no. Mi dici sempre sto wag prima che riesca a fare qualcosa. Ma la famo una cosa. Ma spariamo direttamente su di lui con sti due proiettili. Boom! Me lo sapevo, ce l'avevo messo da parte da prima. E ti do una sfiammata nelle chiappe. Nelle chiappe, esatto. Ovviamente. Esatto. E adesso state... Pesco due carte, ovviamente senza guardarle, quindi non so che cosa è arrivato. Ok. E sparo due volte. Mm-mm. Tu quindi basta che arrivi qua, hai vinto. Eh sì, mi basta un movimento. Quindi te devo riuscire a sparare addosso. Mi riuscire a sparare il più possibile. Così ti faccio saltare un turno. Può essere. Quindi ti devo sparare addosso assolutamente. Ma tu potresti essere anche talmente bravo da non riuscire a sparare. Che vuol dire questo? Non lo so, lo sto intimorendo. Però io ti devo fermare in qualche maniera. In qualche modo me ne fermai, allora, c'ho fiamme. Ti voglio sparare addosso, quindi devo giocare due carte. Esattamente. Attenzione perché potrebbe capitare qualunque cosa. Boom! Ah! Vado in fiamme io, seconda fiamma. Attenzione perché c'ho un altro sparo però. Lo so. E il problema è che se va in fiamme perde in turno lui. Ecco perché c'ho tutti brutti, eh? Vero? Che c'ho tutti brutti. Non hai chiesto l'occhio di Morgue. Anzi, l'avevi chiesto prima, ormai non sai quello che può succedere. Puttana. Stavolta... Attenzione. Guarda, me la gioco comunque. Attenzione. Che te devo spaccare. Tanto lo so che sono tutte negative. Attenzione, spari. Sì. Dove? Sempre su di te. Lo so che sono tutte negative. Sparerà su di me, ragazzi. Lo so che sono tutte negative. Attenzione. E uno. E due. E... prendere tutti insieme e spara. Fuoco! Sì! Mamma mia, ragazzi! Maledetto! Per cui mi dà la terza sfiammata, okay. E di conseguenza io capisco. Praticamente stai fermo un turno, okay. Praticamente. Perché devo spengere fiamme praticamente. Giusto? Mentre il pilota cerca di domare le fiamme. Perfetto. Tu perdi il tuo prossimo turno e devi scartare tutte le carte che hai in mano. Tutte? Tutte le carte che hai in mano. Guarda che carte avevi. Tre proiettili. Ok. E vabbè, praticamente. Vabbè, però
Esatto. Salto il turno. Quindi ora tu non giochi, gioco solo io. E io ora posso ritirare i dadi solo 3 volte. Ok, perfetto. Okay. Perché giustamente, se no li tiri all'infinito. Tu comunque ricontinui con un segnalino fiamme. Ah, sempre con un segnalino. Ma spente due praticamente. Ok. E io questa. Vabbè, no, fighissima, cavolo, sta cosa. Però. Queste erano le carte mie, no? Sì. Ok. Tocca a me? No, perché le avevi. Eh sì, perché le avevi ripescate. Okay. Erano le due giocate, lui ne avevi ripescate. Qui ce ne sono 3, giusto? No, aspetta, lui le avevi scartate. Quindi? Le messe in mano. Tu eri rimasto con una carta, c'avevi 3 carte. Giusto? Eh sì, è vero, quindi. Due, cioè, tu sei con una carta a mano, esatto. Perché due spari l'avevi fatta. Esatto, sì, c'hai ragione. C'avevi rimasto una carta. Ok, tocca a me. Mi hai sparato due volte. C'hai ragione. Due. Giusto? Tocca a me. Io tanto devo stare fermo. Adesso posso mi sta a guardare. Una. Mi devo muovere, ma tanto. Ma tanto so costretto a fermarmi, quindi. Però te potrei risparare. Due. Secondo lancio. Terzo lancio. Sparo. E spara pure. Che miseria. Ok. Allora, intanto ti muovi. Vado a sinistra. Vai giusto? A sinistra. Per cui peschi due carte. Pesco due senza carte, sapere senza che guardare. Cosa sono. E poi mi metto i terreni. Eh sì. Uno. Due. Niente. Posta questa corsa, ragazzi. Niente. Sono ancora un vantaggio. Questa qua per camminare no, non ce l'ho. No, ti piacerebbe, ti piacerebbe. Allora, mi sono mosso. Posso risparare. Te devo beccare a te, purtroppo, perché tanto. Se mi ribecca sono danni perché mi rifà la seconda fiamma. Vabbè, ma poi tanto te muovi. Tocca a me, ti sparo di nuovo. Uno, due, fuoco. Io quanti fiamme ho? Ti due. Sparo addosso. Una. Tutte due insieme. Se becca la terza fiamma, sparto tutte le carte. E anche lui si deve fermare alla rischiata grandissima. Non gioco. Una fiamma comunque mi rimane. Una fiamma ti rimane, porca. Non ho più carte. Sto goblino, per questo giro me faccio il turno da solo. E quindi praticamente basta che te muoia e hai vinto. Ovviamente. Comunque considera che dopo io ho comunque un turno dopo. Però ovviamente farò così. Esatto. A sto punto. Per cui mi muovo. Wag. Vabbè, ovviamente. Wag. Faccio wag. Per cui. Mi muovo qua. Esatto. Pescherei anche tre carte, capito? Sì. Senza guardarle. Uno, due, tre. Poi ne peschi qua. Due, giusto? Poi ve le faccio vedere, perché ve le faccio vedere. Poi ne pesco altre due. Una. E due. E due. Ok. E poi sparo. E poi sparo. Ma mi sparo ancora addosso, mentre ancora sto spegnendo. Però il problema è che io mo non so, lui sa, voi lo sapete, lui lo sa, io non so quanti proiettili ho. Per cui è rischiosa sta cosa. Però diciamo che hai vinto. Ha tanto vinto. Se io riesco a raggiungere, se contano i segnali di fiamme. Ora siamo. Ma per raggiungermi non credo che devo ce la fai. No, perché non c'è. Purtroppo non c'è. Non c'è. Me potrei muovere una. Per cui tecnicamente potrei aver vinto. Ma sì, sparami che sono contento. È rischioso perché se mi becco. A parte l'altro che può succedere? Becco un altro segnalino fiamme e poi finisce. Eh sì. Giusto per avere. Giusto per l'ospizio? Esatto. Scegliete voi quale utilizzo. Non lo so. Allora, sparo ovviamente su di te, perché lo devo fare, esatto. È giusto che lo faccia, e utilizzerò. Sto guardando la sua espressione. Sto guardando tipo la poker face. Se, queste due. Uno. Due. Tre. Non sapevo che carte ci avevo in mano, per quella seconda botta, seconda sfiammata. Vabbè. E poi tanto io ho finito. È finito, io non te posso raggiungere nel mio turno, perché anche perché io il turno l'ho saltato. Eh sì, praticamente sì. Per cui praticamente lo chef stavolta con il mio goblin, con Death Schools, col culo un po' in fiamme. Col culo in fiamme riesce ad arrivare al traguardo. Con questo gioco veloce, sfrenato, divertente, cacciarone di corse con i goblin del Warhammer 40.000, battendo e di conseguenza, tra virgolette, la vendetta, esatto, della partita contro, esatto, il ristorante dove ha vinto lui. Stavolta il goblin è riuscito ad arrivare e abbatte David con il Death School. Che carte c'avevi? Che carte c'avevo? Oh, hai capito? Sì, che c'avevi in mano. Vabbè, mi ha detto una bella botta di vabbè, sì. Ma tanto anche se prendevo però malfunzionamento, sì. Alla fine tanto ero già arrivato. Eri già arrivato. Potevo malfunzionare quanto mi pareva, cioè non mi giravo, non ti sparavo, però insomma. Vabbè, questo che avete visto è Gretchen's,
Gioco di carte, tra l'altro, cosa molto molto carino, di corse per 2-4 giocatori, la durata circa mezz'oretta di partita. Ovviamente più si è, più c'è, più c'è, c'è casino. Cioè, ovviamente in 4, cioè, veramente c'è il delirio totale, vi spaccate da ridere, perché il gioco è veramente molto carino. Chiaramente è un filler, insomma, poi sì, alla fine, per sì, cui un antipasto ludico, ma lo potete anche prendere come dolce ludico o come, insomma, intramezzo fra una partita e un'altra, con un gioco un pochino più serioso e importante. Ciò che conta è che comunque è un giochetto veramente carino, veramente divertente, spassoso e, cioè, molto cacciarone. Una variantina. Ah, la variantina, bravo, lo diciamo. Esatto. Che, cioè, abbiamo giocato con la base, però... Ogni se clan, il personaggio dietro, ci sono i clan che hanno... Ogni clan ha la sua abilità. Ha la sua abilità. E praticamente il dado sarebbe questo qui. Perché quando viene di questa icona qua, che è l'icona del clan, esatto, potete attivare l'abilità del vostro personaggio. Da quel pizzico di esatto, dentro al gioco, insomma, senza nulla togliere, ovviamente, senza esatto, stravolgerlo completamente. Per cui, grazie di nuovo per essere stati con lo chef e con David... Grazie a tutti. Stavolta la busca. Stavolta la busca. Con questo gameplay di Gretchens, noi come sempre ci vediamo al prossimo gameplay. Alla prossima classifica, quando vi pare, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche. E a presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao.